Paolo Di Garnon, che è alla mia sinistra, ci racconterà come si fa comunicazione in un club calcistico. Il club calcistico è la Sampdoria, quindi ha a che fare con un personaggio del calcio un po' particolare, un po', forse il personaggio che più è emerso in questo ultimo periodo, in questi due anni. Con chi è il telefono? Con voi. E quindi ci racconterà un po', ma andando anche all'interno di come si devono relazionare anche gli atleti con web, con immagini che vengono date, eccetera, eccetera. Quindi lui si ritrova a gestire il terreno, certo? Giusto, si trova. Però, secondo me, se lo così pungoliamo, ci può raccontare anche di quando era all'Inter con un personaggio che era Mourinho. E quindi raccontarci un po' come Mourinho si relazionava con i giornalisti e come, tu se lo doveva anche un po', come era la gestione della comunicazione di un club diverso dalla Sampdoria e l'Inter. Come sempre, comincia a raccontarci un po' come è arrivato alla questa professione, cosa fa di bello nella vita, poi ci aspettiamo da voi qualche intervento, appunto perché abbiamo l'occasione di vedere qualcuno che opera all'interno dei media. Quest'oggi, la settimana scorsa, abbiamo visto la moda, la fotografia nella moda, ora vediamo il giornalismo e la comunicazione applicate al calcio. Quindi cedo la parola a Paolino. Intanto vi ringrazio. Io, come sempre in queste occasioni, non mi porto dietro computer, slide, un po' un comunicatore di strada, se mi passate il termine. La parte più noiosa è raccontare a 50 anni chi si è, no? Perché a 50 anni non si riesce mai a capire bene quello che hanno fatto, quello che si può ancora fare. Io nasco lungamente giornalista, mi specializzo nello sport e nel calcio, dopo aver provato un po' di tutto, la musica, che è la mia grande passione, e la cronaca bianca, nera e dicendo, in un'epoca nella quale era anche più facile arrivare dentro un giornale e fare quello che veniva definito l'abusivo. Io non ho un percorso da giornalista, non ho un percorso scolastico da giornalista, non funziona. Però adesso non è possibile, quindi l'invito che faccio sempre ai miei figli è quello di farlo. Allora era un attimino più facile. Dopo aver fatto l'inviato, ho seguito varie cose, a un certo punto mi stava un po' stretto il ruolo, mi annoiava più che altro. Perché forse alla fine di tanti discorsi, per chi vuole fare comunicazione in tutte le sue forme, è la curiosità e la voglia di esplorare nuovi mondi, quello che ti spinge a cambiare e a crescere sempre, a cercare nuovi stimoli. E quindi a un certo punto, nel 2012, anche perché ovviamente mi passate la volgarità, un po' di culo ci vuole sempre, mi è stato proposto di fare il direttore della comunicazione dell'Inter e quindi improvvisamente sono passato dall'altra parte della barricata. Anche in questo caso senza avere una preparazione specifica, se non la conoscenza ovviamente di tutto l'ambiente giornalistico che frequentavo già 20 anni e la conoscenza con l'allora proprietario dell'Inter che era Moratti. Dopodiché siamo stati all'Inter, poi se volete ci possiamo tornare su. Poi ho cambiato ancora una volta dopo aver finito con l'Inter e ho avuto il grande piacere e il grande onore anche qui all'Università di Pavia di essere l'assistente di Roberto Vecchioni e quindi di esplorare un altro modo di comunicare, un modo più alto, più profondo, su argomenti che non erano solo musica, perché qua abbiamo fatto due corsi con Roberto che parlava della poesia della musica italiana, quindi anche per me è stato un modo di confrontarmi con un altro genere, no? Dopodiché, quando ci sono i casi limiti, di solito mi chiamano, no? Quindi c'era un caso limite che era Ferrero e mi ha detto: vuoi provare a venire a gestirlo?
per il momento siamo lì, un anno e mezzo, va tutto abbastanza bene, però è chiaro che il percorso, la fortuna di aver fatto questo percorso, la fortuna che vi auguro a tutti voi, è quello sempre di confrontarsi. Infatti prima di venire qua, oggi per me è una giornata tra virgolette di vacanza, no? E allora stamattina sono venuto presto poi via, sono andato in libreria, mi sono messo a camminare un po' tra voi giovani, chiedendomi: c'è una ricetta della comunicazione? C'è una formula? In realtà non esiste, oppure ce ne sono tante di varie scuole. Sono presuntuoso, vi dico la mia che mi è venuta in mente camminando qua per parlare della nebbia: testa fredda, cuore caldo e gambe pronte a camminare. Traduzione: testa fredda, non perdere mai il controllo della situazione, perché la comunicazione è sempre e comunque soggettiva, anche nelle sue forme oggettive, e quindi bisogna analizzare con molta fermezza, con molta calma le varie situazioni che ci troviamo ad affrontare. L'ansia, la velocità, voler finire prima non aiuta. Cuore caldo perché? Perché come sempre nella vita, in tutte le cose, se non senti una passione, se ogni giorno non ti muove qualcosa che ti porta a osare e anche avere coraggio, non vai da nessuna parte. Io oggi camminavo e pensavo in un bellissimo libro che io considero non una biografia ma un libro quasi di coaching, che è quello di Agassi, che vi invito a leggere, che qualcuno forse l'ha già letto. A un certo punto lui racconta di come prepara i suoi incontri di tennis sotto la doccia. Cioè, sotto la doccia lui immagina già come andrà a giocare quel determinato incontro. Ecco, io credo che nel lavoro che si fa di comunicazione questa parte sia importantissima, cioè già immaginare qualche cosa prima di doverla affrontare nella pratica. C'è chi si concentra in un certo modo, io ad esempio, anche se il fisico non lo dimostra, vado a correre al mattino. Cioè io so se devo affrontare uno stato di crisi della comunicazione, se so che quel giorno è uno stato di crisi della comunicazione, io vado a correre al mattino presto e lì cerco di immaginare tutte le situazioni che possono venirsi a creare, dai tempi del comunicato, ai tempi delle dichiarazioni, al tempo della relazione con i giornalisti, isolandomi assolutamente. E quindi tutto questo secondo me nasce dal cuore caldo, cioè dalla passione, perché se uno non ce l'ha non lo fa, non riesce ad andare oltre a quello che è il quotidiano vivo, no? Gambe pronte, sì, gambe pronte, perché è un mestiere, e non lo chiamo lavoro, è un mestiere privilegiato anche se sotto certi punti di vista, ma bisogna aver voglia di fare, tanta voglia di fare, soprattutto per superare gli ostacoli che ci sono oggi, che sono quelli della collocazione, che sono quelli anche della sofferenza economica, perché non dire. Io porto sempre un piccolo esempio su di me, su quello che è successo a me. Io non ho fatto la scuola di giornalismo e lavoravo nel quotidiano del pomeriggio di Milano, che allora si chiamava La Notte, che aveva una particolarità: usciva al pomeriggio, quindi per realizzare questo quotidiano bisognava andare in redazione tra le 4 e le 5 del mattino più o meno. Vi posso garantire che c'erano dei ragazzi che arrivavano dalla scuola di giornalismo che erano molto più bravi di me a scrivere, a titolare, a fare le pagine, anche a trovare la notizia, però magari alle 4 del mattino è che avessero molta voglia di andare in redazione. Io alla fine sono stato assunto, non credo che, cioè, è un esempio, attenzione, non è neanche un merito, perché poi in realtà la formazione serve tantissimo. Io alla fine credo di essere stato assunto e ho potuto fare la carriera da giornalista, professionista, perché io arrivavo alle 4 e dicevo: c'è qualcosa da fare? Tutti mi guardavano uno scemo, dicevo: cosa vuoi?
La prima volta cosa c'è da fare? Niente, la seconda volta, la terza volta e via così. E questa cosa mi è rimasta, cioè, nel senso, mi è rimasta dentro la voglia di lavorare e di affrontare le situazioni. Perché in realtà, al di là di quelle che sono tutte le informazioni che vi vengono date in questo corso, come in tanti altri che vengono fatti, poi c'è una realtà nella quale bisogna essere molto, molto pratici. Porto un altro esempio, poi mi aspetto a voi domande, perché raccontarsi e raccontare soltanto è un po'. Io l'altro giorno avevo l'esonero dell'allenatore, che ovviamente è uno stato di crisi, quindi improvvisamente ti trovi in una cittadella dello sport come quella dove si allena la Sampdoria, di solito frequentata in giorni normali da 4-5 giornalisti, ti trovi la diretta Mediaset, la diretta Sky, Rai, via dicendo. Chiaro che se io in quella situazione sto nel mio ufficio, a me nessuno chiede di andare fuori. Io ho un ufficio, ho della gente che lavora con me. Potrei tranquillamente stare lì e godermi dall'alto la situazione. Io sono stato fuori 4 ore con i giornalisti. Perché? Perché in quel momento il giornalista ha bisogno anche di una presenza fisica. Ai ragazzi che lavorano con me, io dico, ricordate che quando andiamo in trasferta, i giornalisti hanno bisogno di un posto di lavoro, la corrente e la connessione internet. Qui guardano le informazioni, non lascia stare le informazioni, vengono dopo. C'è una parte pratica che spesso noi dimentichiamo. Ed è per quello che dico che ci vogliono anche gambe. Perché in questo mondo, qua, dietro un computer puoi fare tutto, bene nel male, poi dopo, se non voglio, possiamo aprire anche la parentesi sui social. In realtà serve ancora molto la fisicità, che nasce dalla passione, che parte da un ragionamento. Ci sono fuori 50 giornalisti, se mi sto nel mio ufficio non comunico, anzi comunico un vuoto. Questo vuoto può essere interpretato, questo vuoto può dare idea di, come ormai la comunicazione a qualsiasi livello, se non quella strettamente scientifica, strettamente, vuol dire, matematica, fisica e via dicendo, è una comunicazione di ipotesi, lo possiamo vedere tranquillamente se parliamo della comunicazione politica, perché oggi noi ci troviamo a commentare la politica attraverso i commenti. Noi non sappiamo mai la legge, fateci caso. Sappiamo la legge, cioè lo sanno, non so, la legge fiscale lo sa il commercialista, che gli serve per applicarla poi attraverso le dichiarazioni dei suoi temi, ma noi non lo sappiamo, sappiamo i commenti alla legge politica. Quindi viviamo di ipotesi. Le ipotesi sono la cosa più pericolosa e difficile da controllare. Quindi anche esserci fisicamente è cercare di tamponare questa situazione. Diceva prima vari personaggi, è chiaro che lavorare con Moratti, Mourinho, Ferrero o a Vecchioni, se includiamo anche Roberto, sono situazioni diverse. Se uno pensa che queste persone possano cambiare o fare sempre tutto quello che dice un direttore della comunicazione, sbaglia in partenza. Perché sono già persone che hanno la loro, scusate il gioco di parole, personalità, hanno già un loro credo di comunicazione. Quindi tu devi diventare una figura di servizio e un umile suggeritore di cose che possono essere prese, utilizzate, di cose che possono essere prese e buttate via. Se ci offendiamo nel momento in cui le buttiamo via, non si crea quel rapporto, quel feeling di complicità, che poi in realtà è l'unica cosa che funziona in questi rapporti di lavoro con personaggi anche difficili. Poi sicuramente li analizziamo dal punto di vista della comunicazione. Questa è un po' la mia storia. Di solito mi fanno molte domande su Mourinho, ovviamente, perché nel calcio
è l'icona di un certo tipo di comunicazione. Altre volte mi chiedono, ve lo anticipo io, qual è il segreto di Ferrero? No? Perché in effetti, se voi ci pensate, come diceva lui, nell'ultimo anno e mezzo io credo che Massimo Ferrero abbia avuto più titoli, copertine, imitazione, fatto persino un libro. Però insomma, che è venduto, eh? E io credo che lui sia, passatemi in anzi, così l'espressione forte, il sogno americano modello testaccio di Roma. Cioè, lui è, il sogno americano cos'è? Che ognuno di loro può diventare presidente degli Stati Uniti di Roma. Non può, se hai idee. Lui è il sogno americano, perché lui è un ragazzo del testaccio che nella vita ha fatto 500 milioni di cose, non sa bene anche come, quando e perché, però con una caparbietà e con una intelligenza semplice, immediata, genuina, popolare, è arrivato al successo, a diventare una persona di successo e di comunicazione. Lui non si prepara mai niente, nulla, e questa è la sua forza, perché la gente rivede in lui quello che un giorno dice, magari un giorno posso essere anche io presidente del Pavia, parlando qua a Pavia, no? E vi assicuro che al di là di quelli che ovviamente lo giudicano negativamente, la maggioranza dei consensi è impossibile da ottenere, posso assicurare che sui suoi social oppure quando giriamo trova un affetto anche da parte dei tifosi non della Sampdoria, anzi forse più dai tifosi non della Sampdoria, perché della Sampdoria, che certe volte mi sconvolge. Credo che alla base di tutto sia il fatto che mio papà, che mi dice ogni lavoro, senti un Ferrero? No. E dico, sì, allora è forte, capito? Arriva alla gente, e arriva in maniera naturale, perché quando io gli preparo le cose per le interviste, so già che lui dice esattamente quello. Lui dice che io sono il suo fenomano, dice che io sono anni 70, che non voglio cambiare il calcio, e devo dire che alla fine, cioè, ha ragione lui. Chiaro, io lo vorrei un po' più istituzionale in alcune situazioni, perché magari si genera qualche frase non proprio bellissima, ma in effetti lui è il sogno americano del testaccio. Infatti il suo grande sogno è essere presidente della Roma, sarebbe l'apoteosi del suo viaggio. Lui ha questo tipo di comunicazione, ripeto, molto genuina, molto, molto sincera e anche molto coraggiosa, perché ad esempio nel libro che ha fatto con Alessandro Alciato, giornalista di Sky, ha voluto raccontare nella sua adolescenza alcuni passaggi anche molto, molto crudi, perché lui è stato in carcere, ha avuto dei problemi, vuol dire, no? E spesso quando poi diventi famoso queste cose cerchi po' di insabbiare, no? Lui ha detto, no, io vi racconto che io sono così, è ovvio che altri personaggi, posso citare Mourinho, Mialovic, per esempio, o altri allenatori con cui ho lavorato, hanno un altro tipo di impostazione, come ovviamente è completamente diverso Moratti, ma è diverso il percorso di Moratti, in realtà la sua è sempre stata una comunicazione molto genuina. Se voi guardate, ho fatto una ricerca su YouTube, vi accorgerete che la maggior parte delle interviste di Moratti è fatta sotto l'ufficio. Interviste posate ce ne sono pochissime, forse ce ne sono più adesso, che non è presidente dell'Inter, di allora. E quello è stato uno dei suoi segreti, perché lui ha sempre detto, se ci sono due giornalisti sotto l'ufficio che vogliono sapere qualcosa dell'Inter, io ho la responsabilità, io ho il piacere di rispettare il loro lavoro e glielo dico. Non mi interessa niente se è l'ultimo dei collaboratori o la prima firma del giornale. E questo è anche questo suo modo di essere, che poi alla fine è un modo, seppur più ricercato ovviamente, di Ferrero, è un modo popolare, è stato un po' il segreto del suo successo. Ovvio che un presidente si manifesta le comunicazioni in maniera completamente diversa rispetto
a un allenatore, ed è altrettanto vero e doveroso dirlo che soprattutto in Italia la comunicazione del calcio è il 90% della comunicazione sportiva, spesso oscura altri lati della comunicazione sportiva che meriterebbero più copertine, ma che vivono di personaggi. C'è stato il momento nel quale tutti allora c'era Adriano Panatta, a tutti non potevi non giocare a tennis, no? Tomba, andavamo tutti a sciare, no? Pantani con i suoi drammi, con il suo modo maledetto di interpretare il ciclismo, allora la Ferrari, vi dicevo. Cioè, gli altri sport di solito vivono di grandi personaggi. Il calcio vive nel bar sport, che c'è sempre comune, a prescindere. Tu segui l'Inter, che tu segui la Juventus, che tu segui il Pavia. Il bar sport è l'olio che c'è sotto, che ribolle, che c'è più. E sul quale poi viene costruita tutta la comunicazione dei media, che è cambiata ovviamente negli anni, quando abbiamo iniziato noi si viveva di Gazzetta dello Sport, cioè il principale quotidiano sportivo nazionale. Oggi come oggi è abbastanza evidente che i giornali alla fine sono quasi l'ultima ruota della comunicazione, addirittura non sono più la prima ruota, neppure le televisioni, perché i social hanno cambiato completamente il modo di vivere la comunicazione sportiva nel mio caso, ma in generale. Stamattina io mi sono svegliato, sono andato su Twitter e mi sono accorto che a Parigi c'era stato il blitz antiterrorismo e via dicendo. 20 anni fa, non sono tanti, 20 anni fa, avremmo dovuto aspettare la prima edizione del telegiornale. Prima ancora la prima edizione del telegiornale era alle 13. Pensate com'è cambiato adesso, no? Cioè io alle 6:30 sapevo una cosa, 6:30 mi sono svegliato io, fossi svegliato alle 4 lo sapevo già alle 4. Quindi il tempo della comunicazione è completamente cambiato. E chiudo questa lunga premessa per raccontare dicendovi che se volete fare comunicazione sportiva ricordate che troverete solo delle vicinanze con i colleghi che fanno politica, perché anche loro vivono di cronaca e quindi di immediatezza, di velocità, di stati di crisi che si ripetono. Se volete fare una comunicazione più istituzionale, come dico io, ad esempio, il mondo delle autovetture, dell'industria delle auto è bellissimo. Primo, perché l'auto non parla. Fino a prova contraria. Avete mai visto un'autovettura parlare alla presentazione? Mai. E avete mai visto la presentazione di un'auto nel quale l'amministratore delegato dell'azienda dice fa schifo? No. Quindi il rischio si abbassa notevolmente se il soggetto non parla. Tutto il resto bisogna cercare di gestirlo. Io ho fatto molto invidia per i miei amici che lavorano nelle aziende automobilistiche, perché dicono tra un anno devo presentare la nuova, e io immagino un anno di tempo, adesso partiamo un grande progetto grafico, un grande progetto video, un grande progetto, e io dico c'è tanto da fare. Io se adesso suona il cellulare e mi si rompe un giocatore avrò tra i 5-10 minuti per trovare il medico, fare il comunicato, cercare di capire quando rientra. Quindi i tempi della comunicazione sono completamente diversi. Perché io lavoro a quello della politica? Perché se lavoro per un mix politico che magari sta facendo l'assessore a Pavia, esce dalla riunione e si trova l'esponente dell'altra parte che ribatte immediatamente a livello di comunicazione, quindi io devo avere la capacità di informare subito la persona con la quale lavoro e rispondere, ma come giocare a te alla fine.
poi si vede sempre di volte di risposte, di dritti, di rovesci. Forse per questo che amo molto il libro di Agassi. Ma io parto da un concetto che mi sono permesso di suggerire, Zenga l'ha detto quando è stato ospite alla Domenica Sportiva, perché Zenga ha avuto un problema di social a Genova, se volete lo racconto. Noi purtroppo, cioè secondo me bisognerebbe iniziare a insegnare educazione social alle elementari. Lo dico con sincerità, io mi auguro che veramente qualcuno ci pensi di quello che io conto niente. Perché soprattutto i ragazzi non sanno assolutamente cosa vuol dire usare i social. Non parliamo dei vecchi, io vedo dei selfie, io mia moglie fa i selfie, cioè mi comunque detto questo, vorrei farlo vedere a tutti i suoi pazienti. Guarda il mio, c'è una. Dopo vi dirò una cosa che mi ha insegnato vecchio. Però sicuramente è difficile oggi come oggi far capire che l'uso dei social deve essere in qualche modo insegnato, perché succede che un ragazzo di 12 anni può scrivere delle cose in assoluta leggerezza senza pensare cosa portano, e quindi magari a volte insultare, a volte deridere, a volte approvare cose anche sbagliate, e questa cosa gli può tornare contro. Quella di Donna Uma è una situazione limite che si può affrontare, o meno, che voi siete cercando di affrontare in un certo modo, ma pensate, io ho paura, lo dico ora tra virgolette, mio figlio fa il liceo classico e usa i social, mi auguro che non possa usarli in maniera costruttiva, perché i social possono essere querelati esattamente come un articolo sul giornale, e spesso capita di trovare dietro un nickname un ragazzo di 14 anni che ti ha insultato. Quindi può veramente creare un problema alla persona. Di solito con i calciatori, premesso che non si possono vietare, quello che io ho sempre cercato di fare, prima all'Inter e adesso alla Sampdoria, è tenere dei piccoli corsi ai ragazzi delle giovanili, e fargli capire che se mio figlio usa i social a 14 anni, a 17 anni, speriamo che non insulti nessuno, però vuol dire chi lo conosce, non conosce i suoi amici del liceo, ma se tu giochi nella Sampdoria, giochi nell'Inter, nel caso di Donnarumma, queste cose restano. Cioè Donnarumma l'avrà fatto così, una goliardata tra amici, non è che vi insulto Conte, ricordo, ha esordito in Serie A, la femminile gli hanno dato fuori, perché resta tutto. Resta tutto. Uno dei più grandi business in America è quello delle aziende che nascondono la tua carriera su internet. Ce ne sono anche in Italia, uno con sedia a Modena, ad esempio. Cioè che puliscono il tuo CV su internet, sul web. Perché quello resta. Se io voglio fare una ricerca tra 10 anni e scoprire che sono venuto qua oggi in università a raccontarvi queste cose, e qualcuno di voi ha postato, ha scritto, vi dice, salta fuori, e quindi bisogna educare ai social. Ora, è vero che, ad esempio, io anche l'anno scorso avevo un gruppo di calciatori mediamente tranquilli, quindi non ho mai avuto grossi problemi, però c'erano dei giocatori anche più importanti di Donnarumma, penso ai Cardi dell'Inter, o all'estero, lo scandalo che hanno postato addirittura un video hard, no? Tra di loro. Quindi pensate l'intelligenza dove è andata, no? E a finire. Però il cambio come fai a gestirlo? L'altro giorno ho visto un articolo sul fatto che lui ha postato una foto di sua moglie che andava a letto. Adesso, cosa può fare il mio collega dell'Inter se non tirarsi delle grandi testate contro il muro? Cioè, nel senso, se tu pensi che possa essere comunicazione postale una foto di dove va detto, anche se è un personaggio famoso quanto te, io direttore della comunicazione posso soltanto dirti, secondo me non è il caso di farlo se mi chiedi un parere,
però non è che posso negarti questa libertà. Tua moglie. Però quello che più incide e sta diventando oggettivamente materia di studio anche, è il fatto che i giornali vengono fatti sui social. Una volta c'era il direttore che, siccome stava in ufficio tutto il giorno e guardava la televisione, dice: ah, noi questa cosa non ce l'abbiamo e l'abbiamo sentita in TV. Cioè, tu sei lì, io sono in giro, tu me l'hai sentita in TV, io sono in giro a fare l'inviato perché posso sapere. Adesso ti chiamo, adesso se voi leggete alcuni pezzi di alcuni articoli, viene citato anche con un po' complesso di inferiorità dei giornalisti stessi, scrivono sui social, generalmente, no? Sui social, ondata di negatività nei confronti, ondata, tutti hanno provato negativi. Io non sono molto social, confesso. Uso Twitter per esibirci le notizie, gli account dei quotidiani, quindi c'è di tanto qualcosa. Io ho due ragazzi all'ufficio stampa della Sampdoria, siamo in tre, siamo in tanti, che mi seguono ai social, perché sono su Facebook, Instagram, queste cose qua, e mi tengono aggiornati. Il Real Madrid ha, credo, aveva l'ultima volta che ho incontrato il loro responsabile, credo che abbia circa 50 persone che lavorano sui social, che lavorano sui social ufficiali del club, declinati in tutte le lingue del mondo e declinati in maniera diversa, non con la semplice traduzione, no? Perché i club all'estero sono più avanti di quelli italiani. E noi abbiamo fatto il sito in inglese alla Sampdoria, ci sembrerebbe fatto il sito in inglese. In realtà il modo di comunicare nelle altre lingue è diverso. E quindi un club come Real Madrid, che usa la comunicazione a fini di marketing e di posizionamento del marchio in vari angoli del pianeta, usa i social in base alle esigenze, alle mode, alle situazioni che si creano nei vari paesi. Quindi sono tantissimi, tantissimi. In Italia solo la Roma, oggi come oggi, che ha una proprietà americana, non a caso, comunque pseudo-americana, ha una squadra di ufficio stampa superiore alle 10 unità. Infatti quando sono arrivati a Genova erano in 14, poi dicevo, 14. Noi eravamo in 3, alla Sampdoria, però io quando sono andato con l'Inter a fare la finale di Champions League a Madrid eravamo in 8 e ci sembrava di essere tantissimi. In realtà ormai non bastano più 2-3 persone in ufficio stampa, perché il tempo dedicato alla cura dei social e all'analisi delle tendenze che escono dai social è tantissimo, molto più di quello dei rapporti con i giornalisti dei quotidiani o della televisione. Vi ho detto prima di Zenga perché noi abbiamo capito che Zenga non era amato dalla piazza, perché quando abbiamo iniziato, abbiamo ufficializzato il suo ingaggio, come dal nulla sono usciti pareri negativi che hanno condizionato sicuramente la sua gestione e anche il suo, alla fine, insuccesso, perché si è trovato una piazza virtuale contro. È difficile andare contro una piazza virtuale, perché tu le persone non le vedi in faccia. Tu puoi dialogare con i giornalisti, puoi mandare dei messaggi attraverso le interviste o attraverso le conferenze stampa, ma non sei mai quello che arriva alla persona che sta dietro lo smartphone. E lui ha avuto una piazza contro, una piazza virtuale, in realtà. Prima è stata virtuale, però invece ci sono stati dei risultati negativi, è diventata anche una piazza concreta, cioè uno stadio che lo fischiava, ma tutto è iniziato dai social. Secondo me è una cosa che ha voluto far uscire Bonucci, che Bonucci ha usato, così è stato correttamente, l'ufficio stampa della Juventus per comunicare. Poi è vero che i titoli di Sky oggi sono fatti, un titolo è fatto per vendere. Cioè, non nascondiamoci dietro
dietro l'arte del giornalismo, per amor del cielo, però il quotidiano è come uno yogurt, ha una data di scadenza e bisogna cercare di prenderlo possibilmente entro la mattinata, perché già nel pomeriggio è difficile. E lo stesso la televisione. Ormai fa notizia tutto, perché una volta, a parte che non c'era il mental coach, no? Oppure c'erano, ma erano figure meno professionali di oggi e anche meno conosciute. Una volta questa notizia forse era una riga di un articolo, no? Oggi come oggi, ma di solito Sky, le fonti di Sky arrivano dagli uffici stampa. Sky ha negli anni instaurato un ottimo rapporto con gli uffici stampa, quindi spesso o sono gli uffici stampa che fanno passare la cosa. È chiaro che lì bisognerebbe capire cosa c'è dietro. Se è stata la Juventus che ha suggerito a Bonucci di lasciare questa persona, però puoi parlare di Juventus, ad esempio. La Juventus secondo me è una società, la Juventus recente, che ha fatto molto bene comunicazione nel calcio grazie a determinati progetti, come ad esempio quello dello stadio, perché anche uno stadio è comunicazione, anche un centro sportivo è comunicazione. Però Juventus si è trovata, ad esempio, si trova tuttora in mezzo a questa cosa che ha tirato fuori da Agostia, di gossip, no? Pure tu dici di solito la Juventus è una cosa abbastanza confezionata, tra virgolette, di comunicazione, no? Eppure anche loro hanno avuto queste problematiche, perché oggi il controllo, cioè se tu pensi di poter controllare tutte le vie di comunicazione, sei già sconfitto in partenza. Io dico sempre, bisogna conoscere il territorio, bisogna capire quali sono le priorità. Se io che lavoro a Genova in questo momento non considerassi una priorità il giornale di Genova, che è il Secolo XIX, ma pensassi soltanto alla Gazzetta dello Sport, partirei già con i piedi sbagliati, c'è un errore, perché il controllo è impossibile. Questa notizia secondo me l'hanno fatta uscire volontariamente, perché forse volevano lanciare un messaggio dietro, a volte un comunicato ci sono mille. Perché poi sui social uno diceva no, non era, cioè Bonucci risponde, non è colpa della Juventus, nel senso, e poi dall'altra parte Ferrarini risponde, il rapporto con il giocatore è puro, non è colpa della società. Però titolando Juventus decide di, certo. Sembra che la Juventus che impone ai propri giocatori, esatto, di decidere chi. A loro piace un po' questo ruolo, cioè perché poi ogni società ha il proprio DNA, per dirti. Al Milan sicuramente, senza offendere le persone che lavorano al Milan, all'ufficio stampa o alla direzione comunicazione, che conosco e sono anche molto bravi, ad esempio Galliani ha un ruolo della comunicazione che, per dirti, che se devo fare una proporzione senza entrare nel merito della Sampdoria, che magari anche è strutturata in maniera diversa, ma in questo momento ad esempio il ruolo della comunicazione che ha Galliani non ce l'ha ancora Tuir dall'altra parte, tant'è che Tuir, se ci pensi, fa molta notizia quando viene a Milano, quando rilascia delle dichiarazioni. Galliani da anni è in questo ambiente, fa comunicazione 24 ore al giorno, quasi fa più comunicazione che non l'amministratore delegato, per assurdo. Quindi poi ogni società ha il proprio DNA. Ad esempio, tu vai a lavorare con il Napoli, quando vedi un'intervista di un calciatore del Napoli, devi pensare che quel giornalista ha fatto una fatica inenarrabile, perché ad esempio il Napoli non ha nel suo spirito l'idea di far fare interviste, e fanno proprio quelle strettamente contrattualizzate, cioè pre-partita, fine partita, l'Europa League, cioè quelli che non puoi non fare, perché se no ad esempio loro preferiscono non concedere le interviste. Ogni società ha il proprio DNA. Ad esempio, se torno nel mio, quando io ho iniziato a lavorare con Ferrero, lui mi ha detto: io voglio una comunicazione nazionale, a me diventare famoso Genova non mi frega niente, io voglio diventare nazionale, io voglio che la Sampdoria vada sui giornali nazionali. Quindi abbiamo iniziato a lavorare con Corriere della Sera, con la Gazzetta, con Corriere dello Sport, cioè siamo usciti dai confini di Genova. Questo ci ha portato dei problemi, perché è chiaro che i giornalisti di Genova, alcuni molto bravi anche e con rapporti consolidati nel passato, si sono trovati spiazzati, perché una volta erano loro il riferimento della Sampdoria, adesso non lo sono quasi più, perché la proprietà vuole quel tipo di comunicazione.
Infatti lui scrive buongiorno Italia, perché mai buongiorno Genova nei suoi tweet, capito? Però la sua idea è quella di una comunicazione nazionale, perché lui dice se io cerco, se io voglio imporre il marchio della Sampdoria, voglio trovare sponsor, voglio trovare, aumentare il ricavo, dicono che parlano bene, devo uscire dalla Liguria, devo uscire da Genova, perché se no è un cortile, è sempre il gatto che si mangia la coda. Quindi dipende molto dall'impostazione che viene data dall'altro. Intanto Mourinho è una persona molto intelligente, che quasi sempre si prepara, che considera la comunicazione una parte fondamentale del suo lavoro, però non si prepara in maniera come possiamo immaginare così da lontano, mettendosi a un tavolino e via dicendo. Lui prepara la comunicazione convivendo e condividendo con gli altri, quindi molte sue frasi pronunciate soprattutto nella prima stagione in Italia sono arrivate al pubblico e sono nate magari al tavolo mangiando o camminando o parlando di determinate cose. Lui è una spugna, lui assorbe e poi usa nei momenti opportuni. Però bisogna fare molta attenzione con Mourinho, che Mourinho è un caso limite. Mourinho ha una libertà che pochi nello sport hanno, che è la libertà del mercato. La libertà del mercato ti può permettere di dire tante cose, perché lui oggi è tra virgolette in crisi con il Chelsea, ma se domani lo manda via il Chelsea ha 10 squadre che lo cercano, quindi se manda a quel paese in modo della Premier non deve domani cercare un altro posto in Premier, capito? Mio amico Fabrizio Castori, che lavora a Carpi, non potrà mai mandare a quel paese il sistema Italia. Dove va a allenare Fabrizio Castori se non in Italia, capito? Questa è una libertà che pochi hanno nello sport, e nel calcio io ho calcolato che possono averle in 5 oggi come oggi a livello di allenatore: lui, Guardiola, un po' Ancelotti, anche se tutto un altro tipo di personaggio, e sono arrivato a 3, con gli altri due ci metto Capello fino a un certo punto. Non è facile, capito? Lui ha questa grande libertà, e lui aveva soprattutto la prima stagione il problema di imporsi in un ambiente che era ostile, perché pochi si ricordano che quando Mourinho arriva l'opinione pubblica non è per Mourinho, ma è per Mancini, che ha vinto lo scudetto ed è stato mandato via. Situazione classica, no? Vince lo scudetto e viene mandato via, quindi è una situazione che capita poche volte. Lui doveva conquistare tutti, certo lui si è preparato, lui ha voluto fare riunioni, lui ha voluto sapere, lui ha imparato l'italiano, quindi è arrivato pronto a comunicare. Poi le conferenze stampe di Mourinho, quello che ti posso dirti è la sua grande onestà rispetto al club, quindi non fa mai cose prima di averlo detto alla società. Cioè ti dice io vado in conferenza stampa a dire zero titoli, no? Te lo dice, ti avvisa, non fa mai le cose alle spalle, come questa è la sua forza. Infatti anche quando va via di solito è amato, per virgolette, no? Poi dopo è chiaro che a lui piace sapere, piace essere in forma, però adesso vi racconto un aneddoto, come dice la frase, no? Il famoso lite con lo Monaco del Catania, quando Monaco di Baviera, Monaco di Tibet, Gran Premio di Monaco, non so se ve la ricordate. Noi atterriamo ad Atene per una partita di Champions League, i miei ragazzi che erano a Milano in un ufficio mi comunicano che lo Monaco ha detto delle cose contro Mourinho, e quindi noi dall'aeroporto andavamo allo stadio per fare la conferenza stampa, io mi avvicino a Giuseppe e dico: Giuseppe, attento, perché ti faranno sicuramente una domanda su quello che ha detto lo Monaco. E lui mi dice: chi è lo Monaco? E io dico: direttore generale del Catania. E lui dice: ma io conosco solo Monte Carlo, Principato di Monaco. E io dico: sì, ma è un Monaco di Tibet.
è arrivato in conferenza stampa e ha risposto così. E quella la sua forza, cioè di saper raccogliere una cosa e utilizzarla nel momento giusto. Cioè lui Spalletti prime time era mesi che ce l'aveva dentro, perché lui, siccome la Roma fa riscaldamento e Spalletti fa le interviste, era una cosa che lui non riusciva ad accettare. Quindi poi quando era il momento ha detto Spalletti prime time. Quindi è caso un po' particolare, cioè se tu vedi la freddezza con la quale lui risponde all'ultima intervista, non ho niente da dire, cioè dopo una partita che hai perso, lui ha, però ti ripeto, secondo me lui ha questa grande libertà che è il mercato, che è una forza straordinaria. Lui vince la Champions, è già il Real Madrid. Questo ti dà una grande libertà. Infatti allenatori di cui non farò il nome, ma che hanno provato a scimmiottare Mourinho, non hanno avuto un grande effetto di comunicazione come invece ha avuto Giuseppe, che però io adoro Mourinho, partiamo da questo concetto, perché poi tra l'altro è una persona estremamente semplice, estremamente leale, molto leale nei rapporti. Però ad esempio secondo me lui nel secondo anno all'Inter ha fatto una comunicazione troppo violenta, perché lui quando si arrabbia fa una comunicazione violenta, è sbagliato, tant'è che tutti ricordano la prima stagione di Mourinho la quale univa l'ironia al veleno, la seconda è stata una comunicazione dal mio punto di vista troppo violenta. Decisivo, perché quando vinci soprattutto in Italia lo vede tutto. Dovresti slegarti da questo legame e riesci a farlo per determinate iniziative, però è chiaro che il campo occupa il 90% di una comunicazione calcistica. La partita vinta, pareggiata o persa condiziona la tua comunicazione, perché ripeto, come dicevo prima, nel calcio è molto con grande rispetto, dico, comunque è molta comunicazione da basport ancora, e quindi l'insoddisfazione della sconfitta o la gioia della vittoria cambia il metodo di comunicazione. Io ad esempio quando ho dovuto affrontare la finale di Champions League con l'Inter, comunque nella mia testa e alla mia piccola squadra, nel senso ai ragazzi che lavoravano con me, avevamo due linee di comunicazione che potevamo adottare, perché una era quella del trionfo e una era quella di una sconfitta. Comunque in entrambi i casi saresti entrato nella storia, una in maniera positiva e una in maniera negativa, ma non nella storia, nella cronaca, attenzione, nella storia, una cosa più grande per un club, e quella non è una sconfitta che potevi rimediare dopo una settimana, è una sconfitta che restava per sempre. E quindi avevamo preparato determinate cose. Pensa a quelli, io conosco un paio di persone che lavorano, che seguono degli atleti velocisti o maratoneti. Loro fanno un lavoro incredibile, perché loro in 4 anni sostanzialmente preparano una gara che può durare 20 secondi. Alle Olimpiadi 20 secondi si giocano tutto, cioè 20 secondi puoi essere un eroe, puoi aver buttato via non una settimana come succede a me, io ho perso con la Fiorentina, c'è una settimana, c'è l'altra partita, 4 anni. Infatti la loro comunicazione sui fast sport olimpici è ad esempio durante il percorso d'avvicinamento una comunicazione molto di marketing, cioè cercano di imporre il personaggio, cercano di raccogliere sponsor che possono sostenere il personaggio nella preparazione alle Olimpiadi, lo propongono, lo fanno diventare tra virgolette un po' famoso per lo spazio che ad esempio in Italia viene concesso agli altri sport, e poi magari si giocano tutto in 200 metri di velocità. Quanto dura? Pensa. Lì. Poi dopo dici, sai, il tempo, il record italiano a Londra, no?
fine sei arrivato ultimo purtroppo, no? E quella è la bellezza, se vuoi, anche dello sport, la sua crudeltà. Chiaro che i tempi di reazione devono essere diversi. Torno all'esempio di prima. Tu produci un'auto, saprai dopo 6 mesi se quest'auto ha avuto successo o se è nella media delle vendite o se è stata, se non è stata apprezzata dal pubblico. Io al 90° so già tutto. Io non vedo mai la partita dal vivo. Io guardo sempre la partita davanti alla televisione, perché vengo giudicato, i miei tesserati, il mio allenatore, non vengono giudicati per quello che ha visto la gente allo stadio, ma per quello che hanno visto i commentatori televisivi. Quindi io devo essere in grado, a partita finita ho 2 minuti per passare da uno spogliatoio a una telecamera. Io in quei 2 minuti gli devo dire: guarda che hanno detto che hai sbagliato il mondo, guarda che secondo te era in panchina, hai reclamato perché era un rigore, in realtà non lo è, guarda che un giocatore uscendo tu non l'hai visto ma ti hanno dato quel paese. Perché in televisione non si parla della partita che ha visto il tifoso allo stadio, si parla della partita che ha visto il commentatore di Sky, di Mediaset, della Rai. Quindi devi preparare lungo un percorso che è al massimo di 2 minuti, dipende dov'è la postazione, a volte è di 30 secondi, a volte chiudo lo spogliatoio e dico: no, non esci di qua finché non ti dico delle cose. A volte mi mandano anche col paese, fanno anche bene, perché in quel momento lì magari sono arrabbiati per altre cose. Il risultato è decisivo, però sai, lo è anche un politico quando ci sono le elezioni, prepara una candidatura magari per un anno, una bella domenica ci chiedono di andare a votare e quella domenica lì devi poter gestire una vittoria o una sconfitta. Guarda, come lui sapeva di spaccare, cioè lui sapeva che avrebbe incontrato delle persone che apprezzano questo suo modo di essere. Chiaro che io penso che i tifosi di una certa età, passato il termine, della Sampdoria, che hanno magari conosciuto Paolo Mantovani, cioè dicendo, all'inizio siamo rimasti un po' sconvolti da questo. Però lui, se ci fai caso, abbina folklore a concretezza, perché noi abbiamo passato tutta l'estate con Genova, dentro Genova non solo i giornali, ma proprio la piazza, l'intelligenza, no? Come si dice a dire, va bene, alla fine intanto è del Sudiano di Genova, no? Ma alla fine lui non li ha venduti. Cioè lui, per il momento, abbina questa sua immagine folcloristica un po' alla concretezza. E allora questo, cioè, alla fine lo fa, secondo me, più la gente che lo ama di quelli che così vengono. Chiaro che deve continuare questo tipo di rapporto, cioè lo spettacolo e la concretezza. Dovesse rompersi quest'asse, sicuramente sarebbe difficile da gestire, anche su Genova. Genova è una città molto particolare per la comunicazione. Io dico sempre, quando mi chiamano degli allenatori che magari vanno, che affidano nuove avventure, vanno in altre, cambiano squadra, io dico sempre, e questo serve a chi vuole fare l'ufficio stampa, devi far dire tutto, non pensare prima se mi comprano il terzino o se posso portare il preparatore atletico. Prendi quelli dell'ufficio stampa e fatti spiegare qual è la realtà di comunicazione, perché Genova non è uguale a Milano, perché Pavia non è uguale a Benevento, perché Benevento non è uguale a Venezia. Ogni situazione di comunicazione ha dei vantaggi, dei difetti, delle controindicazioni. Quando arriviamo su un posto, la prima cosa che dobbiamo tenere presente è la geografia della comunicazione in quel posto, perché può darsi che in quel posto non possiamo fare comunicazione come un'altra parte, perché ci sono riti, situazioni particolari
tradizioni. Se li vuoi rompere, non puoi arrivare e romperle subito, devi prima adeguare e poi cambiare. Quindi Genova è una città con una comunicazione molto classica, molto figlia di rapporti costruiti negli anni dalle famiglie cosiddette di Genova con un potere editoriale. Quindi il fatto che Ferrero sia sbucato dal nulla e ha iniziato a parlare con il Corriere della Sera, chiaro che no? Ha creato delle tensioni, però ha creato la tensione il fatto che io alla fine della passata stagione ho deciso di chiudere la televisione della Sampdoria sul digitale terrestre, perché secondo me 600.000 euro per una televisione che si vedeva in Liguria e nel Basso Piemonte era una cifra anticostituzionale, era un insulto alla miseria, e ho trasformato la televisione dal digitale terrestre, l'ho portata sul web, ovviamente con un'altra forma, con una forma più legata ai video, e questo perché? Perché secondo me una televisione sul digitale terrestre in una situazione così limitata a livello territoriale alla fine era un parlarsi addosso. Cioè io guardavo questa televisione e vedevo sempre quattro che si parlavano addosso. Ho calcolato le telefonate e c'erano 100 persone che telefonavano, sempre quelle. Allora, che ce ne facciamo? 600.000 euro per quale motivo? La preferisco investire parte di questa cifra, parte che aveva già il budget, aveva già tagliato Ferrero, quindi credo avessi molte, però preferisco investire parte di questo budget per fare il sito in inglese, con una traduzione simultanea, per avere nuove grafiche, per lavorare sui social, per avere tutte le foto dei giocatori fatte in un determinato modo. Ti assicuro che mi hanno insultato. Mi hanno insultato pesantemente, cioè arrivavo al campo, vabbè, vieni tu che hai chiuso San TV. Vabbè, ho chiuso San TV perché secondo me non era una cosa adeguata al momento, ai tempi. Come oggi in Italia i club channel sono cambiati completamente. Voi pensate che il massimo degli abbonati per un club channel in Italia è 30.000 persone, cioè niente. Senza ritorni pubblicitari, senza nulla. Infatti, Interchannel, Nove Channel, Roma Channel sono diventati dei canali di produzione, prima ancora che dei Club Channel sul satellite o sul digitale. All'estero, dove erano partiti, hanno portato tutto sul web, ma da tempo. Bisogna sempre un po' adeguarsi alla situazione. Però Genova non è facile, cioè, sempre questo, no, però è Genova, bisogna accettare altri problemi, posso certo cambiarla io, vuol dire, devo adeguarmi, chiaro che non faccio la comunicazione che facevo lì, cioè Genova non capirebbe mai un progetto come quello di Intercampus, che è un progetto sociale, cioè se tu a Genova dici io investo 1 milione di euro in un progetto sociale, cosa ti rispondo? Beh, io potrei prendere un terzino, no? È così, cioè non è una critica, è una constatazione. Qua a Milano, per la famiglia Moratti, Intercampus, che è stato un progetto sociale partito da Milano e poi diffuso in tutto il mondo, che ha portato citazioni da parte dell'ONU piuttosto che la comunità europea, Salvatore ci ha fatto un documentario, è stata la forza che ha sostenuto l'immagine dell'Inter quando l'Inter non diceva. Non so se vi ricordate, l'Inter fa del bene, dicevano, ma i critici di l'Inter fa del bene, non vince, però aiuta i ragazzi rumeni per uscire dai che lo fanno proprio. E fare una cosa così a Genova non l'accetta, ma per la sua storia. Però a Genova, ad esempio, non puoi non fare le cose per l'ospedale Gaslini. I cittadini della città, se non essi sandoriani o genuani, è considerato un bene comune, quindi non puoi rifiutare di fare qualche cosa per il caso. Quindi questo per spiegare che dove vado io cerco di capire il territorio, cerco di studiare il territorio, parlando, non è che io parlando, confrontando,
frequentando le persone, usando le gambe che servono ancora, secondo me. Allora, Cassano io lo classifico tra quei calciatori che con i fatti hanno costruito una loro storia di comunicazione, positiva o negativa. Lo stesso si può dire di Ibrahimovic, ad esempio, dobbiamo portare un paragone di quel genere lì. Sicuramente questo suo modo di essere non lo ha aiutato nel corso della sua carriera, perché spesso è uscito l'immagine negativa di Cassano, contro la quale ad esempio lui in questo momento sta combattendo, perché il luogo comune è che Cassano fa delle cose sbagliate. Invece da quando dire, con noi posso dire che ha un comportamento esemplare, cioè, però ha dei luoghi comuni che sicuramente dovrà gestire fino a quando diventerà nuovo, no? Perché il luogo comune si prende prima di togliertelo, è difficilissimo. Certo, lui ha una comunicazione molto istintiva, molto raccassata, l'ha personalizzata, chiaro non è come sono diventati Messi e Cristiano Ronaldo dei produttori di comunicazione, che Messi e Cristiano Ronaldo sono dei prodotti di comunicazione oggi come oggi, forse magari non più facendo comunicazione che non giocando a calcio, ma come sono diventati così anche altri atleti importanti. Cassano perché si porta dietro la sua storia con un grande fratello, e a volte gioca contro anche quando non sei lui. Ovviamente era giovane, qualcosa l'ha sbagliato, come hanno sbagliato tanti calciatori, perché pensiamo a Mario Balotelli, Mario la comunicazione l'ha un po' sbagliata, adesso si sta un po' aggiustando il tiro, forse non si è fatto consigliare. Bene, non è facile trovare qualcuno che accetti consigli del papà nella comunicazione, tutti pensano di poter fare, per essere libera di farla, e sono convinti che facendo così avranno successo, ma poi le cose tornano dietro. Io lo dissi a Balotelli, lanciare la maglia della squadra per la quale si gioca, se essere libera in Milano, una cosa che non si fa, perché ti resta dietro tutta la vita. Quando a 60 anni Balotelli racconterà la sua storia, cosa gli chiederanno? Prima maglia lanciata. Adesso che Mario è un bravissimo ragazzo, è molto più bravo di quello che appare. Un ragazzo di una grandissima sensibilità e anche un ragazzo intelligente. Però avrà sempre a che fare con dei luoghi comuni che, siccome in altri settori, Vecchioni se un giorno si mette a fare la rock and roll, sapete la storia di Samarcanda, ad esempio? Samarcanda è una delle canzoni più importanti della carriera del professore, ha questo ritornello o cavallo, no? Lui, quando esce con questa canzone, è in quel momento nella storia della musica italiana, cantautori impegnati, devono solo affrontare temi sociali, devono soltanto schierarsi, e lui esce con un ritornello e dice cavallo, in realtà Samarcanda è una canzone molto profonda, parla di morte, parla di una, riprende una leggenda orientale, che vuol dire non è una canzonetta, però ha questo ritornello, lui viene criticato tantissimo, cioè, dicono addirittura, i critici dicono ma cosa è successo Vecchioni, è tornato a scrivere come i tempi di Barba Papà, no? Perché la sigla di Barba Papà aveva scritta Roberto Vecchioni, ma quando era giovane. E invece Samarcanda è diventata una delle sue canzoni più importanti. È riuscito negli anni a sdoganarla da quel ruolo di canzonetta, perché le prime critiche dicevano Vecchioni ha fatto una canzone per i bambini. Pensate, di morte. Questo per dire come spesso il luogo comune, no? Chi se...
Dopo l'Inter lui va in Inghilterra prima a studiare e poi ad allenare, ma non a studiare solo l'inglese, a studiare anche il modo di comportarsi. Oggi ad esempio Roberto Mancini fa un numero di interviste che quando ero io il suo direttore della comunicazione mai avrebbe fatto, ma è molto English, no? Adesso lo vedo, lui va bene quasi tutto, no? È chiaro che lui c'ha 51 anni, il mondo si vuole cambiare tra i 18 e i 20, no? Però lui ha studiato, lui ha lavorato molto, credo, anche su se stesso, a livello di autocontrollo. Mi dice, credo che abbia un coach o comunque qualcuno che lo segue. Oggi come oggi nel calcio ci sono queste figure molto importanti che ti danno un supporto psicologico, perché comunque lo sport professionistico in generale è veramente veloce e anche violento nelle emozioni, nelle situazioni che sei costretto ad avere qualcuno che ti dà una mano. Allegri già a Milan era un po' cambiato, adesso secondo me mantiene quel suo graffio livornese in alcuni interventi, però ha capito che deve essere diplomatico rispetto a una volta. Non lo so, io dico sempre che poi alla fine quello che si è viene fuori. Io mi aspetto sempre un'escandescenza di Mancini o una frase sbagliata di Allegri. Però sicuramente hanno studiato, una volta l'allenatore finì di giocare e diventare allenatore, quindi non è che avere un percorso di formazione, adesso ce l'hai, puoi averlo, e questo è importante, ma come succede anche per altri sportivi. Cioè, ripeto, so che Cristiano Ronaldo ha un manager che è lo stesso manager di Mourinho. A un certo punto è stato preso, affidato a determinati specialisti di comunicazione, perché comunque, se vi ricordate, Cristiano Ronaldo fino a un certo punto era il talento portoghese costato, strapagato, vi dicendo, comunque in Inghilterra non aveva evitato di finire qualche volta sul tabloid per varie situazioni, adesso è il bel ragazzo. Sicuramente al mito delle donne, no, il suo portamento, le sue cose, l'intervista non dice mai niente. È lo stesso dicasi di Messi, anche se adesso Messi ha questa gestione del padre un po' lo ha messo in difficoltà. Però bisogna studiare, ragazzi, come studiamo tutti noi. Però ci sono altri tre libri, che secondo me i libri fanno sempre bene. Uno gialli e uno l'ultimo di Francesco Guccini, che non c'entra niente con il mio lavoro, però cerco sempre qualche spunto che possa avere per poi utilizzare il quotidiano. Di presto e fede, magari. No, bisogna, questo che io, però dopo possiamo utilizzare l'opportunità, ma quando noi facciamo questo mestiere non dobbiamo mai dimenticare che siamo di servizio. Possiamo mai pensare che siamo noi i protagonisti, che siamo sempre dietro le quinte. Vediamo, persino a volte fastidio essere inquadrati, non vorrei andare a parete, c'è tantissimo quando essere dietro, suggerire come ad Ambra una volta in un orecchio senza mai apparire, perché è nel mio carattere, poi vengo qua, parlo, no? Non ho problemi a farlo. Però secondo me, quando uno inizia a lavorare per un ufficio stampa, per un'area di comunicazione, bisogna cercare di avere un passo indietro. Anche nell'abbigliamento, non pensate, anche nel look. Io ad esempio non supporto tutti i direttori della comunicazione con giacca e cravatta. Vabbè, chi siamo? Chi siamo per dover apparire per forza dei personaggi? I personaggi sono quelli che noi aiutiamo a comunicare, non siamo noi le persone, se no uno si mette in privato, scrive dei libri, fa delle lezioni, però se è al servizio, deve essere al servizio di qualcuno che va esaltato, difeso, consigliato.
testa fredda, cuore caldo, gambe, cellulare sempre acceso, rischio separazione, figli. Guarda, mi pensi. Ho un altro suggerimento che voglio dare, perché è una cosa importante. Comunque sia l'ambito nel quale arriverete e vogliamo lavorare nella comunicazione, ha molta funzione, perché può essere lo sport, può essere la moda, prima no, loro hanno avuto un fotografo di moda, può essere un giornale, quello che fa il giornalista. Non dimenticate mai di vivere la realtà, perché la realtà spesso non c'è in questi ambienti, una verosimiglianza, la realtà è un po' fuori. Se io dovessi vivere come vivono i miei calciatori, a parte che non arriverei a fine del mese, questo altro discorso, ma non sarebbe la realtà. Io spesso quando ero all'Inter, ad esempio, io non ho mai vissuto di mondanità milanese. Sono sempre andato a trascorrere serate con i miei amici dove abitavo. Questo mi ha aiutato a tenermi un attimo distaccato da tutto, perché poi la comunicazione ti coinvolge, ti prende, ti fa sentire anche più protagonista di quello che sei. Questo non aiuta, perché tu devi sempre cercare di osservare la situazione da un'angolazione diversa. Chiederanno sempre di fare una cosa che hanno visto da un'altra parte, no? Mi dicono, ah, ma quelli hanno fatto quella cosa, no? E tu gli dici, sì, è vero, però noi la possiamo fare così, diversificarla in questo modo, personalizzarla in questo modo. Questo riesce a farlo se sei un attimino distaccato, se vivi un attimo un metro indietro, diciamo. Se vivi nella stessa posizione, non ti accorgi di quello che è un po' la realtà. Adesso dico una cosa molto popolare. Mi piacerebbe tantissimo lavorare, avere una squadra, un ufficio solo di donne. Perché spesso, te lo dico proprio perché hai fatto tu questa domanda, spesso la donna ha una sensibilità diversa dalla bellezza. E io mi sono sempre accorto di questo. E ho cercato sempre di rubare qualche cosa alle ragazze, alle donne che hanno lavorato con me. Hanno una visione, hanno un tocco in più, non lo so, non ce l'ho io, non è possibile per me averlo, no? Come ti puoi avvicinare? Sì, i percorsi sono tanti. Ho detto questa cosa perché questa cosa un po' me l'hanno contestata nella mia carriera. Io ho sempre cercato di fare stage un po' a tutti quando me l'hanno chiesto, quando ho avuto la possibilità. Dopo ho sempre preso ragazze, no? Immaginare qual era il luogo comune, no? Anch'io nei luoghi comuni. Ma in realtà perché trovavo una disponibilità, una sensibilità diversa dalla mia, e questo mi aiutava nel mixaggio delle cose da fare. Il percorso è molto semplice, non è detto che per fare un ufficio tanto tu debba essere un giurista professionista. A parte lo che puoi esserlo anche, cioè puoi fare il percorso del giornalista professionista anche facendo l'ufficio stampa oggi come oggi. La cosa, io dico sempre che se uno vuole arrivare a un grande club, o hai qualcuno che ti porta, oppure devi iniziare tranquillamente a fare una comunicazione che magari all'inizio non appare molto, ma che ti dà molto a te. Cioè, anche di una piccola squadra, è un'esperienza. E se uno esce da una scuola, da un'università, una cosa, si propone, quanti sono quelli che si propongono? E hanno solo magari un curriculum scolastico. Dico che credo che sia importante fare esperienza anche sul territorio, in piccole realtà, e quindi poi magari una volta proporsi facendo vedere che cosa si è fatto in piccole realtà. Oggi come oggi, so neanche se convenga molto, perché devi lavorare tanto, gli stipendi inizialmente non sono granché, spesso succede che ci sono persone che portate da una fede, no? Da quel club particolarmente. Però secondo me prima di pensare a una grande società
io credo che tutti noi possiamo dare una mano a delle piccole realtà e magari con il nostro aiuto quelle piccole realtà crescono e noi riusciamo a crescere insieme a loro facendo delle esperienze, perché poi alla fine anche questo non rispondiamo, non abbiamo risposto neanche altri prima, non abbiamo prima perché è una discussione. E fai esperienze e poi dopo ti proponi con qualcosa di concreto, con qualcosa di, secondo me è quello, poi bisogna, sai, oggi usa molto il direttore sportivo, di solito si porta dietro la sua squadra e via dicendo. Gli stage sono uno strumento, non sono, spesso sono anche usati per ovviamente sfruttare la disponibilità dei ragazzi. Però il mio invito è sempre di provare a iniziare a fare, se uno ama lo sport o anche altre situazioni, iniziare anche da piccole realtà, iniziare a fare un po' di esperienza e poi dimostrare qualcosa di concreto, non solo di percorso di studio. L'ultima domanda. È una bella domanda questa. E ti dà una risposta che a me del termine non me ne frega niente, cioè se io dovessi valutare ogni mio passo di comunicazione in base a quello che fa l'altra società farei un po' in coda, una volta io, una volta loro. Io ho cercato di rompere un po' questa cosa perché gira la cella. Cioè, se tu fai una cosa devi fare anche l'altra società. Allora, prima ho cercato di capire il perché di questa cosa, poi mi sono reso conto che negli anni non c'era mai stato nessuno che aveva provato a fare qualcosa di diverso. Io ho provato prima del mio primo derby, perché mi ha chiamato un collega del Genoa e diceva noi non facciamo interviste prima del derby. E mi ha detto scusa, perché? Perché sai, il derby è il momento di massima visibilità per questa città e per i nostri club. Se non facciamo interviste non diamo visibilità ai nostri club, cioè ci facciamo un autogol. Io l'ho rotto un po' questa tradizione, però a Genova è un po' così, non puoi mettere il rosso vicino al blu, se sei sampdoriano, un po' anche il suo limite, se mi permetto di dirti questo. Loro vanno per la loro strada. Io credo che ognuno di noi deve avere il coraggio di provare delle cose nuove, diverse. Sicuramente io ho tante persone che prima ancora di guardare il risultato della Sampdoria guardano il risultato del Genoa. Credo che sia così da una parte o dall'altra. Ma è un po' il limite questo. Non bisogna copiarsi o marcarsi. Io quando Genova ha fatto delle buone operazioni di comunicazione gli ho fatto i complimenti, non mi aspetto che lo facciano loro a me. Tra l'altro a Genova adesso c'è una mia amica che non è di Genova, che è di Milano, infatti io le contesto molto e dico tu stai facendo una cosa, devi uscire da questa cosa, perché se vogliamo provare a dare una mano a questi due club anche a tornare ad avere non solo come risultati ma anche come visibilità un impatto un po' più ampio fuori dalla città, non dobbiamo stare qua a marcarci come a nasconderlo. Però in effetti questa è una caratteristica di Genova, poi è anche bello, no? Tu vai al bar e si parla solo a Milano, non è così, vorrei il derby a Milano inizia il venerdì e finisce il lunedì cavallo della partita, a Genova avanti tutto l'anno, però è anche affascinante questo, sicuramente sono due modi di vivere la squadra diversamente, che fa parte della storia dei due club, è inutile negarlo, credo che il senso di appartenenza del tifoso del Genova sia completamente diverso dal senso di appartenenza del tifoso della Sampdoria. In questo forse un attimo favorito perché non avendo il cuore impegnato diciamo cerco di vedere le cose
da un punto di vista anche molto professionale, però ovviamente questa cosa a volte ci casco anch'io, nel senso, perché è spiazzante in città, e li vedi anche marito e moglie, uno col casco della Sampdoria, uno col casco del Genoa, cioè c'è una manifestazione di questo senso della patria, che è anche bello, per la sua è molto inglese, molto inglese, perché in Inghilterra se tu sei del Manchester United o del Manchester City, poi magari stai nello stesso pub, ma sei del Manchester United o del Manchester City, c'è una caratterizzazione forte, no? Qua in altre situazioni, soprattutto a Milano, Roma, è già un po' più simile a Genova sotto certi punti di vista. L'ultima domanda, ma proprio non ci attendo, visto che l'anno scorso, vabbè, il pronostico sul Pavia lo lasciamo per questo momento. Chi vince lo scudetto? Niente. Paolo Vigano, grazie.